Emily, sei veramente bella. Come cazzo fai a dire che è bello un pixel? Vabbè. Salve ragazzi, benvenuti a questo nuovo video. Questo è una specie di speciale. Dio, che cazzo. Vabbè, una specie di speciale di Halloween. Oggi giocheremo a Judith, un ennesimo gioco. Sì, lo so, forse sto esagerando con i giochi horror pixelosi. Cioè, dovrebbe essere un horror. Lo spero, almeno così ho letto. Un gioco praticamente sconosciuto, cioè, non l'avevo mai sentito parlare da nessuna parte. L'ho trovato, non mi ricordo nemmeno dove. Quindi, se vorrete il link di download, lo dovrò ricercare. Sperando che lo troverò. Comunque, iniziamo senza indugi. Ok, allora vedo già un ambiente labirintico. Allora, sto per incontrare Emily oggi. Non ci possiamo incontrare spesso perché siamo tutti e due sposati, ma non tra di noi praticamente. Ok, quindi quando ci incontriamo cerchiamo di renderlo speciale. Sono 4 mesi che non ci incontriamo. Quindi andiamo a incontrare Emily. Allora, praticamente i controlli fanno schifo, cioè posso muovere solo con le frecce direzionali. Vabbè, andiamo avanti. La musica è troppo tranquilla e questo non mi piace. Ecco, mi inizio a ricordare di Slender claustrofobia. Ciao Emily, sei tu, vero? Jeff. Emily, sei veramente bella. Come cazzo fai a dire che è bello un pixel? Vabbè. Mi sei mancata tanto. Continuo a pensare all'ultima volta che ci siamo incontrati, quando ti ho dato quel cazzo si chiama? Quella collana. Il mio marito era un po' sospetto a proposito di ciò. Gli ho detto che l'ho comprata io. Odio quando sei così segretiva. Boh. Lo so, anch'io. È meglio. Sì, vabbè. Ce ne andiamo dentro? A fare che? Devo censurare qualcosa nel video? Spero di no. Non capisco ancora dove cazzo siamo. Boh, vabbè. Sei sicura che questo posto è privato? Ecco, lo sapevo, devo censurare qualcosa. Sì, lo penso. La compagnia da cui l'ho preso in prestito l'ha abbandonato da anni. Il locale è superstizioso. Oh, eccitante, cazzo, eccitante. Sì, vediamo un po' in giro. Non ci voglio tanto entrare qua. Vabbè, lo faccio solo per voi, ragazzi. Ecco che si chiude, è chiaro. Ovviamente. Allora, Emily è andata da questa parte. E mo? Qui? Emily? Oh, deve essere un'altra stanza. E questa che è una libreria. Questo è un camino. Vabbè, Emily sta in un'altra stanza. Spero sia ancora viva nel frattempo. Emily? È strano. Non è nemmeno qui. Quindi? Scommetto che è morta. Sei qui, Emily? No, 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 perché? Che sta succedendo? Ho avuto il sogno più strano l'ultima notte. Era un uomo che si sedeva su un pezzo di gioielleria, la sua mano. Vabbè, non mazza che tradurre. Cosa è successo dopo? Non mi ricordo. Perfetto, siamo sulla buona strada. Che cos'è? Ah, dovrebbe essere un orologio, un pendolo. E adesso che devo fare? Comunque non l'ho capita la storia, sinceramente. Spero l'abbiate capita voi perché io non l'ho capita. E adesso di nuovo qui dove andare? Boh. Uno di questi libri sembra strano. Muoviamo il libro, sì, per forza, se no non andiamo avanti. Oh! Che cos'è? Si entra? No. Madonna. Vabbè, dai. Entriamo. C'è un tesoro qua, cazzo. Aspetta, è sangue, ecco, lo sapevo. C'è sempre la fregatura.
Vabbè, me lo prendo, sì, tanto sono un ladro, sì. Mi sta benissimo, cazzo. Ok. È molto saggio prendere una collana da un posto in cui c'è del sangue. Questa porta è chiusa. Riesco a sentire qualcosa dietro di essa. Apriamo qua. È chiusa. Là c'è una cella. Chiusa, ovviamente. Chiusa, perfetto. Quindi ora dove dovrei andare? Ecco che si chiude. Forse in un altro posto segreto. Che non è quello. Quale potrebbe essere? Qui no. No, non dovevo prendere questa collana. Non mi sento a posto, devo andarla a lasciare. Vaffanculo, perché l'hai preso, Dio porco? Vabbè, dai. Andiamo a metterlo a posto. Stava qui, giusto? Ok, ora mi sento meglio. Ma, se lo dici tu. E adesso devo tornare indietro. Beh. Sì, adesso si chiude. La mia moglie deve tenere nascosto qualcosa per una ragione. Quindi non dovrei dirle che ero qui. E io non glielo voglio dire. Cioè, se tu mo glielo vuoi dire. Ecco, eccolo, eccolo arriva. Che cosa hai fatto oggi, Judith? Oh, stavo provando dei vestiti. Non dovresti trovarti nei guai. Vabbè. Oh, hai ragione. Stavo aggiustando. Che? Still adjust life nel cast, vabbè. Oh, dolcezza. Riposati stanotte. Stanotte si fa qualcosa. Hai ragione, amore mio, buonanotte. E adesso? Il letto è vuoto, è strano. Ho visto Emily scendere qui. Mi chiedo dove è andata. Madonna, di nuovo, devo andarla a cercare, sta troia. Vabbè, andiamo a cercarla. Perché vado sempre di qui? Emily deve essere qui, per forza. Emily? Vabbè, qui non c'è niente. Ok, quindi. Sì, ma che mi frega? È inutile questa stanza. Vabbè. Devo uscire allora. È chiusa. Dove cazzo vado adesso? Qui non si può andare, quindi. Cioè, l'unica via è questa. Ma qui non era aperto una volta. Cioè, era aperto qui, cazzo. Ok, qui c'è un libro che è fuori posto. Lo muoviamo? Sì, ovviamente. Quindi? Si è aperto qualcosa? No. Non si è aperto un cazzo. Cosa è cambiato? Non lo so. Magari qui è aperto. No. Boh. Ah, ecco, qui c'è. Ah no, qua vedo gli altri libri. Sì. Ok. Passaggio segreto, qui ci deve essere Emily. Almeno lo spero. Cazzo, si sono fottuti loro. Qua stava loro. Appartiene a Emily. Ma io non sto capendo niente della storia. Ho avuto un altro terribile sogno. Ho sognato lo stesso uomo che spaventato ha trovato sua moglie morta. È solo un sogno. Stai calmo. Oh, che palle. Quindi. Vediamo. Ecco loro di nuovo. Boh. Che è sto suono? Oddio.
Che è sto suono? Questa porta era chiusa ieri. No, del sangue, oddio. Sangue ovunque. Oh, cazzo! Ok, non fa paura. Prigioniero, chi sei? Aiutami. Cosa stai facendo qui? Ero un prigioniero. No, vabbè. Per 4 anni. Stai calmo. Chi? Uccidimi. No, non posso farlo. Non posso sopportare tutto questo. Se non metti fine alla mia sofferenza, gli dirò che mi hai trovato. Madonna santa. E mo? Devo uccidere? No, torniamo indietro. Qua è tutto chiuso, chiaramente. Chiuso. Non ci credo, quel povero uomo, tutto rotto. La mia moglie ha tanti segreti. Vabbè. Ok, di nuovo. Cos'hai fatto oggi, Judith? Ho ricevuto una lettera dalla mia sorella. Sì, dalla mia sorella. La mia sorella. Dov'è? Cioè, come sta? Bene. Buonanotte. Perché sto qua oggi? Emily? Quello è sparito. Di chi è questo sangue? Dove sei, Emily? Non sto capendo una minchia. Ha avuto un sogno di nuovo. Ok. Va a capire. Oh, che c'è là? Che cos'è? Sembra un'armeria, ma queste armi sono intrise di sangue. Ok, dovrei andare a uccidere l'uomo, credo. Sì. Eccolo, vai, ammazzalo. Pam! Ok, non si è visto un cazzo, però. Stai bene, mo, sì? Ringraziami dopo. Ok. E adesso si spegne tutto, giusto? Ok, devo andare a lasciare quella lama. Andiamo a letto. Qua si chiude. Ok. Cosa hai fatto, Judith? Ho a letto nella stanza. Il tempo era clemente. Sì, buonanotte, buonanotte. Affanculo. Oh, perché sto qua di nuovo? Cazzo, è chiuso. Ah, non mi piace. Ok, siamo sempre qui, l'armeria. Emily non sta qua. Deve essere da qualche parte. Hai sognato di nuovo, amore mio? Sì. Che è successo? Credo che... Ok, ho bisogno di sapere che cosa sta succedendo. Ok, un giardino. Che è questo? Il Santo Graal? No. Ah,
Ah, devo seppellire il prigioniero che ho fatto fuori. Eccolo lì, lo stronzo. Ah, che fortuna, è tutto automatico adesso. Eccoci. Va. Sì, proprio al centro del giardino. Minchia, che intelligenza, vabbè. Ok, dentro. Pam. Buonanotte. Riposa in pace. Ezio sarebbe fiero di te. Ok. Posso andarmene? Ok. Cosa hai fatto oggi, Giudy? T'ho preso dei fiori dal giardino. Sì, mi ricordo. Le viole. Stavo chiedendo, che è successo? Niente, non è nulla. Buonanotte, buonanotte. Ah, rieccoci nell'armeria. Quindi. Non c'è qui, non c'è nessuno qui.